Sì, beh, insomma, sono veramente pochi giorni che li abbiamo avuti. Jonathan qualcosina di più, poi Okaka e adesso Ferrario che è arrivato veramente, ha fatto praticamente solo due allenamenti. Faccio conto di Ferrario, oltretutto è squalificato, quindi per questa partita chiaramente è fuori. Per quanto riguarda Okaka e Jonathan, faccio conto di portarli chiaramente, cominciare a inserirli anche nel gruppo, in quello che è un discorso di trasferta, e quanto prima penso di averli a disposizione al 100% per poterli utilizzare, anche perché adesso andiamo incontro a questo trittico, quindi anche dal punto di vista delle energie fisiche ci sarà da gestire bene, insomma. Sarà a disposizione la rivelazione Musacci, che ci risulta abbia avuto qualche problema? A posto. Appunto, allora volevo chiedere, ci potrebbe essere anche un minimo turnover, oppure pensa magari adesso di andare con una formazione tipo e poi dopo vedere? No, per noi è fondamentale la partita di domani. La partita di domani è veramente una partita che per noi è prioritaria. Quindi domani sicuramente scenderanno in campo quelli che ritengo siano i giocatori al meglio della condizione psicofisica, e poi dopo faremo le valutazioni in funzione di quello che sarà, che determinerà la partita di domani in termini di spesa, di energie, quindi di condizioni poi di coloro che giocheranno. Però domani per noi è la partita che conta. Il Catania adesso sta un attimo, è alle pre, diciamo, con questo valzer per Maxi Lopez, insomma, a parte lui, quali sono gli altri giocatori che potrebbero mettere un po' in questa fase? Beh, ma credo che il discorso di Maxi Lopez sia un discorso più che altro a livello societario, anche perché non mi sembra che recentemente abbia giocato molto, quindi questo a dimostrazione che più che altro un discorso prettamente di mercato. Chiaramente un giocatore importante, perché stiamo parlando di un giocatore che parlano di Milan piuttosto che di altre squadre titolate, quindi però non credo che questo sposti di molto il focus per quanto riguarda il Catania. Quindi noi pensiamo di trovare una squadra con tutti gli effettivi e una squadra che chiaramente vorrà fare il risultato e fare la partita domani giocando in casa, però possiamo e dobbiamo assolutamente giocarcela alla pari, quindi andiamo lì con la convinzione che possiamo fare la nostra partita e possiamo determinare molto. Dovremmo veramente essere molto concentrati e focalizzati su noi stessi. Poi quello che sono i valori del Catania li vedremo, li conosciamo, però soprattutto su di noi. Pierangella, Teleducato, le chiedo a proposito del Catania, che è una squadra, almeno questa è la mia impressione avendola vista oltre che col Parma in casa altre volte in televisione, che non gioca come una provinciale, cioè tenta di imporre il proprio gioco, tenta di sviluppare la manovra, soprattutto in casa. Le chiedo un giudizio su questa squadra e anche sul lavoro di un tecnico emergente come Monte. Il tecnico di un allenatore che vedo solo attraverso le partite diventa difficile poter dare una valutazione. Chiaro che se Catania ha investito su Montella è perché ritiene Montella assolutamente all'altezza, è un allenatore capace, questo pacifico. Catania è una squadra che ha giocatori molto tecnici, molti giocatori che hanno questa capacità di ricerca continua del fraseggio, quindi del possesso palla. Questo è un tipo di atteggiamento indubbiamente positivo che ha dei riscontri come dire, positivi importanti, però queste sono caratteristiche che conosciamo, sappiamo, noi dovremo essere capaci e bravi a mettere in campo soprattutto quelle che sono le nostre qualità. È chiaro che dal punto di vista della pressione agonistica, quindi della velocità, dell'intensità del gioco, dovremo fare una grande partita, questo è pacifico. E direi che anche a Bologna da questo punto di vista c'è stato un buon riscontro e dovremo ancora un po' crescere su questo. E la partita dell'andata, che si è disputata solo pochi giorni fa, finì 3-3, probabilmente fu quella fatale per Colombo, probabilmente di quello che sarebbe stato il successivo 5-0 con l'Inter. E lei ha avuto modo di vedere quella partita, studiare come mai una squadra che stava vincendo per 3-1 qui ha avuto quel patrollo finale, forse un po' il simbolo di quello che è stato il Parma precedente?
Ma quello che è stato il passato mi interessa fino a un certo punto, è chiaro che è una delle partite che vanno analizzate e valutate in funzione di quello che è un discorso legato all'avversario, poi dopo darsi le spiegazioni in merito a quello che non è in mio possesso, perché non c'ero, quindi non so esattamente quello che poteva essere anche un tipo di atteggiamento del momento, però insomma se il Parma era in vantaggio e aveva la possibilità di vincere la gara, vuol dire che qualcosa di positivo aveva creato. Poi dopo a volte le partite si possono anche stravolgere nel finale per tutta una serie di situazioni, però insomma farei indubbiamente la firma, perché quello fosse ancora l'andamento, poi dopo sulla parte finale ci ragioniamo. La squalifica di Zaccardo durante l'infortunio di Santa Croce viene a toccare un nervo un po' scoperto, ha pensato a Felch piuttosto che a Grandalo, stavolta non ha tanta scelta. No, abbiamo questi due giocatori per il momento, quindi sono due giocatori che fanno parte della nostra rosa, sul quale chiaramente c'è fiducia e ritengo che possono essere assolutamente non solo dei rincalzi, non solo delle riserve, ma li ritengo allo stesso livello degli altri. Poi dopo è chiaro che entrano in gioco a volte anche altri fattori, però insomma, crediamo in Brandao e finché Felcher sarà qui vale per lui lo stesso discorso, quindi quando manca un giocatore come può essere Zaccardo o Santa Croce per infortunio, anche loro sono convinto che daranno il giusto apporto. Insomma. Dopo la partita di Bologna, non ricordo male, lei si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione in fase difensiva, meno della fase offensiva. In questa nuova trasferta pensa di cambiare qualcosa a livello di movimenti più che a livello di uomini? Credo che la difficoltà che abbiamo avuto in fase offensiva non sia tanto legata al discorso degli attaccanti, quindi ai movimenti, ma soltanto ad un errato concetto nell'impostazione del gioco, quindi abbiamo spesso volentieri sbagliato un po' i tempi, ma già dei centrocampisti, quindi poco bravi nel cambiare gioco, nel riuscire a ricevere palla e andare poi a contrastare e ad attaccare gli avversari sull'altro lato, quindi concedendo anche ai nostri attaccanti poi di avere più spazio e quindi più possibilità nel ricevere palla e poi andare a fare quello che sanno fare. In queste scelte qui siamo stati poco bravi, abbiamo determinato poco, ma partendo già dal centrocampo, non era solo un discorso legato all'attacco, perché quando si parla di attacco per me comunque riguarda un ragionamento che parte dai difensori, così come quando si parla di prestazione fatta in maniera positiva dal punto di vista difensivo vuol dire cominciare già dagli attaccanti a fare un certo tipo di ragionamento che è stato fatto in maniera positiva, direi. Quindi è in tutto il movimento generale della squadra e nel cercare la soluzione, nel valutare bene nella circostanza cosa è meglio fare, che dobbiamo crescere e migliorare in questo senso. Il problema che ha avuto il Parma, ma non nelle ultime due partite, proprio dall'inizio della stagione, è quello che la prima punta non si trova praticamente mai palle giocabili, sono rarissime le conclusioni della prima punta, sia stata essa per lei piuttosto che Floccari. C'è un marchio comune che a questa squadra dall'inizio è figlia questa situazione di queste gestioni sbagliate di palla che ce l'accenno lei adesso, o c'è qualcosa di diverso? No, un po' quello, un po' anche le caratteristiche dei giocatori, perché chiaramente i giocatori, diciamo, le seconde punte, le mezze punte che abbiamo hanno caratteristiche che portano un po' a questo genere di situazione. Noi non abbiamo grandi saltatori dal punto di vista così fisico e quindi prediligiamo di più queste palle messe dentro nei corridoi piuttosto che a girare, andare sul fondo per poi mettere la palla, perché chiaramente non abbiamo grande struttura fisica, io non ho mai avuto Pelé, che potrebbe essere
quello che evidentemente dà qualcosa in più da questo punto di vista. Poi sugli altri chiaramente siamo un po' più in difficoltà, se arriviamo più in velocità con queste palle messe dentro anche basse a raso terra, allora diventiamo più pericolosi. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso tra una cosa e l'altra e dobbiamo lavorare sicuramente. Altro? Grazie. Il reparto offensivo sta per chiudere il mercato, quasi sicuro la partenza di Crespo e Pelle, che lei ha detto che non ha mai avuto, e si parla molto, molto di frequente anche l'arrivo di un attaccante importante, non vi faccio Inzaghi, faccio i Toni, che sono quelli che girano di più. Credo che questo siano molto discorsi, io non ho mai sentito parlare né di Inzaghi né di Toni, quindi sono solo discorsi che ho letto, frasi che ho letto sui giornali, non so se messe da qualcuno che abbia questo piacere piuttosto che questa necessità, però non è mai uscito, mai, da quando sono qui io non sono mai nomi che sono stati menzionati. Grazie. Prego.